allora me la spiego una cosa, ma perché il centrodestra unito dovrebbe decidere di eleggere un presidente del Partito Democratico? Seguendo la sua ipotesi. Perché non vogliono eleggere ovviamente un concorrente diretto, guardi, è brutto dirlo, ma è così. Cioè, aspetti, non ho capito bene, mi perdoni che c'era un buco d'audio. Perché non vogliono eleggere? Non amano la prospettiva di eleggere un concorrente per ciascuno di loro. Perché quello è un concorrente interno. Quindi, invece di fare eleggere il candidato, adesso semplifico, della Meloni o di Salvini, tanto vale uno dell'altra parte. Tanto vale. Beh, vabbè.